po' di anni a questa parte mi sto occupando con particolare attenzione al cantautorato al femminile e mi sono accorto come se fosse un mondo solo di uomini. Donna Francesca, stanca di guerra, te manca. Sti ricci che porti. Grandi eventi, le donne sono sempre una minima parte. In realtà, cercando la musica che le donne fanno, e stasera ne avremo un esempio chiarissimo per tutti, c'è tantissima musica interessante. Ora una pianta non ha più bisogno d'altro che di acquario, un po' di sole. L'eremita non ha più bisogno neanche della voce. Donne o più maschi ci stanno più maschi? Che oggi io ti vengo. Allora mi metto un po' così. E le ferite che il tempo ti ha fatto sanguinare, le mille cazzate cui non puoi rimediare, e tutte le promesse che ci han fatto restare, spezzarle in uno sguardo e riprendere ad andare sarebbe bellissimo. E ce ne sono. Ce ne sono, e il problema vero è che ce ne sono pochi e che culturalmente, come si diceva prima, dobbiamo ancora fare tantissimi passi avanti. Ma guardate, non è solo un problema della musica, no? Lo sappiamo tutti, è un problema generale, è il problema che riguarda le donne che escono fuori, diciamo, dall'ombra. Adesso che non parli, sono sicuro che lo desideri anche tu, baby. Ti ho promesso mari e monti, non credi di avermi fatto aspettare abbastanza. Adesso fai come dico io. No, no, ma che non mi va di rinunciare alla mia età. No, no, ma che non mi va di avere peli su questa bella lingua. No, no, ma che non mi va di essere schiava, padrona, cogliona. Poi, perché cosa per chi? Io non voglio vincoli. In un posto lontano ci vedremo. Sarà chiara alla fine della serata è che in realtà quello che noi possiamo fare è accendere un po' magari i riflettori. L'arte ce la mettono ovviamente tutta loro. How long have you been staying in the cold, standing in the rain? Tra quel che vedo e quel che c'è, ma che ci faccio io con te quando tu dietro i tuoi killer look mi guardi ma non vedi e mi parli ma non senti e poi vai chissà dove, ma sono qui. Scrivo canzoni, poesie d'amore, vorrei trovare un modo diverso di chiamare tutte le cose, senza sentirmi come a 2 anni, con la paura che hanno ragione solo i più grandi. Diventa grande in un momento.
se qui dentro manca il cielo, dimentico di stare in un hotel. L'assurdità non sta né in cielo né in terra, la gelosia è un complotto contro se stessi. Ma tu non puoi capire, tu non puoi capire, tu non vuoi capire. E questo è un pezzo dedicato alle ragazze. Cosa abbiamo immaginato? Abbiamo immaginato che una rivoluzione sta arrivando, la rivoluzione più grande della terra, che è il ritorno della forza femminile. Sono la figlia del lontano futuro, sono zingara come una gatta, sono la figlia degli anni 90, in freddo una crisi economica esotica, sono la terra.